ci troviamo in ospedale perché purtroppo Leon soffre di broncospasmi. Sono un po' nervosa, poco fa stavo anche per litigare con papà Salvo. Erika, presente che poi il bambino può avere un rumore. No, pronto? Dammi, devi rispondere. Io penso alla scuola. In contemporanea alla visita di Leon mi è arrivata una telefonata dalla scuola. Martina sta male. Ce l'abbiamo fatta perché Leon deve mettere anche gli occhiali. Cuoricini, buongiorno. Allora, ci troviamo in ospedale, ok? Purtroppo è successo un imprevisto. Leon sta poco bene e mentre che sistemavamo le cose nella nuova casa, siamo dovuti scappare in ospedale. E qui con me c'è il piccolo Leon. Eccolo qui, ok? Che non sta tanto bene. E oggi dobbiamo fare una visita importante. Quindi mi dispiace farvi vedere sempre queste cose non alquanto belle, però purtroppo è quello che ci accade e quindi ve lo mostriamo. Adesso papà Salvo è andato a prendere dei moduli, ok? E stiamo aspettando di entrare dentro la stanza del dottore. Leon è molto coraggioso, vero? Ok? E non ha paura di essere visitato perché stai tranquillo, non ti faranno nulla di male, ok? Perché purtroppo le ultime volte gli hanno dovuto mettere dei tubi nel naso e quindi lui è un po' spaventato. Ragazzi, non vi dico l'ansia che ho avuto stanotte perché purtroppo Leon soffre di broncospasmi e quindi il respiro, diciamo, era un po' come spiegarvelo, non lo so. Ce l'avete presente quando sentite un fischio? Ecco, quel fischio si sente purtroppo nelle spalle di Leon. E adesso lo stiamo curando ovviamente, ma adesso deve essere visitato da uno pneumologo, quindi uno specialista che visita i bronchi e i polmoni. Sono veramente stanca, raga, sono stanca di questa situazione perenne con Leon, sono stanca di dargli sempre farmaci, siamo veramente stanchi ogni qualvolta facciamo qualcosa di bello, come ad esempio il trasloco, la casa nuova e quant'altro, succede purtroppo sempre qualcosa. Ma affronteremo anche questo. Affronteremo anche questo. Scusate se in questi giorni non siamo al massimo delle nostre energie, ma tra il trasloco e Leon che sta poco bene, diciamo che siamo un po' scarichi. Adesso vediamo a che punto siamo. Stiamo aspettando in questa stanza che arrivi il dottore e poi passiamo dall'altra parte. Devo dire che questo ospedale non mi è per nulla mancato, ma per forze maggiori dobbiamo rivederlo. Leon, ma tu come stai? Come stai tu? Come stai? Ci vuoi andare nella casa nuova? Dobbiamo fare la sorpresa a Martina Missy, dobbiamo stare bene, ci dobbiamo curare bene. Guardate che occhiaie che c'ha Leonino, piccolino. Ma lui è Leon come un leone. Leon! Ragazzi, se qualcuno di voi in questo momento sta male, si trova in un ospedale, ce lo scriva nei commenti, ok? Così noi riusciamo un po' a farci compagnia. Dai, che tra poco arriva papà. Stai tranquillo. Ok, cuoricini, è arrivato papà Salvo. Ok, sta aprendo la porta. Tra poco entreremo a fare la visita, scusate, sono molto preoccupata. Ragazzi, qui c'è anche papà Salvo. Ciao, che come vedete è distrutto perché papà Salvo sta facendo tanti lavori nella nuova casa, sta costruendo dei recinti per i cani, per le tartarughe e ovviamente siamo molto stanchi e ci dobbiamo ritrovare anche in queste situazioni spiacevoli con il piccolo Leon. Vabbè, ma ora risolveremo tutto e tutto si normalizzerà, non vi preoccupate. Quando ci sono difficoltà nella vita, purtroppo capita di essere un po' giù di umore. Ma le difficoltà vanno affrontate, vanno prese di petto, ci sta che uno magari si abbatta un pochino all'inizio, ma poi bisogna avere la grinta e la forza per rimanere con un morale alto, quindi positivi, vero Leon?
siamo qui, ci facciamo questa visita di controllo, sicuramente sarà tutto a posto e poi andremo a sistemare ancora la nostra nuovissima casa, che in questo video comunque vi faremo vedere, ok? Sì. Perché dopo torniamo a casa e ve la facciamo vedere. I pittori hanno quasi finito. Ragazzi, hanno fatto una parete bellissima, pazzesca. Cinque minuti dopo. Allora ragazzi, siamo ancora qui in attesa e nel frattempo vi faccio vedere qualche strumento alquanto particolare. Guardate qua sopra cosa abbiamo, degli strumenti che sinceramente non so a che cosa servono. Sono delle cose un po' strane. Sinceramente non so a che cosa possono servire questi strumenti. Tortura stare qui, io non vedo l'ora di andare via. Allora, vi prometto che appena visiteranno il piccolo Leon, torniamo nella nostra bellissima casa che papà Salvo ha comprato e vi faremo vedere tutti i dettagli, ma soprattutto vi faremo vedere la sorpresa a Martina, ok? Che nel video di ieri era un po' arrabbiata, nell'ultimo video Martina era un po' arrabbiata perché non sa ancora che abbiamo comprato la casa. Ma oggi, se tutto andrà bene con Leon, e mi auguro di sì, tenteremo finalmente di fare questa bellissima sorpresa a Martina Missy. Comunque ragazzi, a me le attese mi creano un pochettino di ansia, ok? Sono un po' nervosa, poco fa stavo anche per litigare con papà Salvo, però va bene, infatti lui non sta dicendo più una parola, praticamente. Sì, da ora in poi sta zitto. Sì, da ora in poi sta zitto, ok? Perché purtroppo mamma T ha un brutto carattere, ok? Qua, eh sì, va bene, lo ammetto. Quando è in pensiero, che ha delle preoccupazioni di salute per i suoi figli, diventa un po' nervosa, alza un po' la voce, ok? Purtroppo può succedere, perché sì, tutta la tensione che ho dentro e tutta la tensione che ho dentro, ma okay? Con il nervosismo non si risolve nulla, ok? Questo è un buon consiglio, ok? Proverò a calmarmi, però purtroppo in questo momento mi sento un pochettino così. Va bene, papà Salvo, io vado un attimo in bagno, ok? Sto andando un attimo in bagno, okay, perché non ce la faccio più, devo andare in bagno. Dove sarà? Da questa parte. Vediamo dove è il bagno e vediamo se mi perdo qua dentro l'ospedale. Ah, ecco, trovato qua. Ok, trovato il bagno. C'è qualcuno? No, è aperto, entro. Ragazzi, scusate se parlo piano, ma ci sono tanti bagni che stanno male in questo reparto e non è il caso di alzare la voce, quindi parlo a bassa voce. Ok, vado in bagno e ci vediamo tra 2 secondi. 5 minuti dopo. Lasciando stare l'anno scorso. Lui è andato quando? Il 25 gennaio 21. Quindi 2022 è stato recuperato. È dimesso con per polmonite. Polmonite bilaterale. Sì. Mentre invece dicembre di quest'anno broncopolmonite. Broncopolmonite. Sembra la stessa cosa. E quindi sicuramente la terapia inalatoria è fondamentale, non può essere fatta solo per un mese, deve essere fatta per almeno 3-4 mesi e anche magari aumentare il dosaggio, visto che quello che loro inalano è molto poco. Come fa quel rumore particolare che voi conoscete in altre occasioni? Allora, fino all'altro ieri, no, addirittura fino a ieri mattina io ho sentito proprio un fischio, però non è sempre così. Allora, vediamo. Ora respira bene. A fronte di un'infezione virale, esatto, la maggior parte ha buone probabilità di andare incontro a un broncospasmo. Poi giusto avuto, si è fatto anche 2 polmoniti. Quindi un bambino che ci dice è nato prematuro? No. Ha avuto distesa alla nascita? No. Comunque, diciamo, non tutti siamo uguali, e ci dice chiaramente che è un bambino che tende ad andare incontro a delle problematiche delle basse vie. Molti bambini che vanno all'asilo, ripeto, qui guarda quanti anni ha. 3. Intanto lui è un bambino che comunque questa terapia di fondo la deve continuare. Comunque magari aveva il naso chiuso e faceva fischi dal naso. Allora, tenete presente che poi il bambino può avere un rumore. Pronto? Può avere un Pronto? Rumore. Sì, chi parla? Pronto? Sì, mi dica. Pronto? Sì, pronto, mi sente? Sì, mi dica.
Dio mio. Dammi, rispondo io. Pensi alla scuola. Io qua anche se lo guarda. Quindi all'asino non ci va. No, perfetto. Allora faccio così. Siccome chiaramente ci siamo fatti una festa di compleanno il 21 febbraio. 5 minuti dopo. Allora, ragazzi, quale dobbiamo premere, Leon? Quale dobbiamo premere? Due, ok, qua. Allora ragazzi, abbiamo appena finito la visita di Leon e purtroppo è successa un'emergenza. In contemporanea alla visita di Leon mi è arrivata una telefonata dalla scuola. Martina sta male, ha mal di schiena. Adesso la nonna la sta andando a prendere, ma dobbiamo andarla a recuperare, dobbiamo scappare da qui. Dopo vi spiego tutto. Un'ora dopo. Com'è? No. Guarda, lì c'è lo specchio, dove guardare? No. Vieni qua, guardati allo specchio. No. Dai, sei bello. Leon non è tanto contento di mettere gli occhiali. Ma c'hai gli occhiali? Guardiamoci. Andiamo, guardiamoci allo specchio, vieni. Sono lo stesso colore di Superman e di Spider-Man. Andiamole a vedere. Guarda, andiamo allo specchio. Wow, questo era bellissimo. Vieni qua. Dai. Non mi ricordo bene perché sono venuta qui praticamente il 19, credo. Mi hanno spiegato delle cose che non mi ricordo più. Te li provi da solo? Posso prenderli? Sì, sì. Ok, grazie. Te li provi da solo? Andiamo, dai, che gli facciamo dire a Martina. Qua. Dai, ci facciamo vedere da Martina, dai. Allora, guardate come sta bene Leon con questi occhiali. Ma perché non li vuoi? Perché non li vuoi? Me li metto io? Vieni qua. Guarda come gli sta nella mamma, guarda come gli sta nella mamma. Non me li posso provare perché li ha là. Guarda cosa. Allora, dopo andiamo a fare le giostre. Allora, poi gli occhiali, le giostre sono più belle, sai perché? Perché le vedi meglio. Ci vedi meglio quando fai. Mamma mia, guarda che bello. Non sono troppo fitti, vero? Se poi mi fa male l'orecchio. No, c'è un po'. Piacere così. Andiamo a fare le giostre con gli occhiali? Ok, dai, ce l'abbiamo fatta perché Leon deve mettere anche gli occhiali, ok? Dai, che Martina ci sta aspettando, che l'è andata a prendere la nonna a scuola, ok? E adesso dobbiamo vedere Martina, che problemi ha avuto a scuola. Sarebbe molto sottile. E quindi questo. Mi piacciono grandi perché. Mi piace proprio anche l'occhiale grande come Gucci, mi piace, e poi preferisco anche di visuale. No, non te la piace. Dobbiamo fare una anche che mi metto in piedi o no? Capito? No, ora mi mettiamo il piale e facciamo una verifica di in piedi. Siamo belli tutti e due con gli occhiali. Si abbassa. No, ma sono fatti apposta un po' più lenti. Ma gli devono stare qua sotto? No, perché se li stringe troppo poi gli fa male l'orecchio, ora gli mette invece l'elastichino. Se li stringe troppo da qua, ma poi li possiamo stringere? Allora. Ma si risolve questa cosa, vero, del raddrizzamento? Sembra un po'... Vabbè, sì, lo vedo anche con la coda dell'occhio guardando sopra, vedo che l'occhiale è più basso. Hai visto che sei bello? Ti piacciono questi occhiali? Ora ci vedi meglio con questi occhiali, sai? Se li sta comprando anche la mamma. Mi piace, guarda che sei bello. Wow, che ne pensate? Stanno bene questi occhiali Leon? Mentre che aspettiamo la mamma, noi ci facciamo un giro, vero amore? Guarda quanti occhiali ci sono qua dietro di te. Guarda quanti occhiali dietro, wow ragazzi! Cuoricini, stiamo appena uscendo dall'ottico che abbiamo preso gli occhiali di Leon perché in contemporanea alle visite pneumologiche Leon doveva mettere anche gli occhiali perché siamo stati dall'oculista
e Leon ha esigenze degli occhiali, ma nel frattempo li ha fatti anche Matti. Adesso ragazzi andiamo a casa, ok? E vediamo come sta Martina, perché ha un mal di schiena fortissimo. Hanno chiamato dalla scuola, nonna Claudia è andata a recuperarla e adesso vediamo in che condizioni si troverà Martina. Cuoricini, ciao a tutti! Questa è l'ultima notte che passeremo in questa casa, ok? Dopodiché andremo a vivere a casa dei nonni. No! Mi fatti cuoricini! Martina è stata molto arrabbiata per questa cosa, però adesso sembra che l'ha accettata, è vero Martina? Che hai accettato che andremo a vivere a casa dei nonni perché la signora Ronzisballe ci ha buttato fuori di casa? No! Ok, è tutto vero, ok? Va bene, scusa un attimo che mi allontano Martina, che devo fare una cosa. Cuoricini, ovviamente non andremo a vivere a casa dei nonni, ma andremo a vivere nella casa nuova che ha comprato Papà Salvo. E tra poco faremo la sorpresa a Martina. Restate con noi.